Allora, sì, io sono Elena Guella. Lupi? Lupo. Altra faccenda. Branco e organizzazione sociale. La forza del lupo è il branco. Lupo, ci può piacere o non piacere, che anche ai super fanatici del lupo, ma di fatto il lupo è un cugino del cane, è un cugino anche un parente molto prossimo, tant'è che uno dei problemi sono le ibridazioni fra lupo e cane, ovvero i cani, quelli lasciati liberi, problema soprattutto nell'Italia centro-meridionale, centrale diciamo perché il lupo è più lì, è da lì che è ripartito, e ci sono molti branchi di cani randagi e si accoppiano e danno prole fertile. Questo significa che sono praticamente, cioè sono la stessa specie. Perché invece, voi che avrete ben più ricordi di me, se noi mettiamo assieme un asino e un cavallo, che sono equini, ma essendo specie diverse, che sia un mulo sia un bardotto, sono sterili. Quindi due specie diverse possono anche accoppiarsi, ma danno prole sterile. Invece il lupo si accoppia col cane, voi verrà da ridere a vedere un lupo. Finché vedete un lupo, un pastore tedesco, vi depara ancora lì. Poi vedete un carlino, un chihuahua, dite, madonna, sei parenti. E sì, sono parenti. Dimensioni quelle di un grosso cane. Adesso va molto di moda una razza, che è il pastore, cane, lupo cecoslovacco, che è dato dall'incrocio fra il lupo e il pastore tedesco. Le dimensioni sono quelle di un grosso cane. Quindi altezza di garrese 60-70 cm, di nuovo la differenza è leggermente fra maschio e femmine, lunghezza 110-140 cm più 30 cm di coda. Rispetto a un cane lupo cecoslovacco che ha una colorazione del tutto simile a quella di un lupo, ma ha preso la coda dal pastore tedesco che ha queste code lunghe che quasi toccano terra, il lupo in realtà ha una codina più corta che non supera, vedete anche qua da questa foto, non supera, adesso non so come si chiamano, cioè i garretti qua dietro, rimane un po' più corta. Velocità. Beh, il peso va dai 34 kg un adulto e una 24 una femmina, insomma, un bel cagnone. La velocità, anche questo, fino ai 50 km orari. Longevità in natura un 10 anni. Cos'è che lo contraddistingue rispetto a un grosso cane domestico? La potenza del morso, può esercitare una forza fino a 100 kg per centimetro quadrato. Si è proprio sviluppato per avere una potenza di morso. Cosa gli serve? Per soffocare le prede, ma anche per spaccare le ossa. Cosa li contraddistingue rispetto a quello che abbiamo visto anche prima dell'orso? Branco e socialità, la capacità di dispersione, che l'orso, per l'orso è molto inferiore, perché, e man mano che parlo di lui vengono in mente anche cose sull'orso, nel lupo, scusate, maschio e femmina, cioè diciamo che quella del lupo è una società un po' più moderna. Maschio e femmina, una volta cresciuti, vanno in dispersione entrambi, egualmente, in maniera paritaria. Che sia maschio o sia femmina, via, si va. Invece nell'orso le femmine tendono a restare, comunque anche a svernare, trovarsi la tana e allevare la prole in prossimità al luogo dove sono cresciute. Quindi l'espansione dell'orso è molto più lenta di quella del lupo, perché nell'orso magari i maschi, abbiamo maschi che sono arrivati in dispersione anche in Svizzera, anche in Austria, però quando poi cercano una femmina, siccome nelle Alpi li è solchi, qui tornano. Quindi è come dire un nucleo fisso che si amplia molto leggermente con un intorno che fluttua di maschi che vanno in cerca di e poi alla fin fine tornano dove ancora ci sono. E questa espansione procede molto molto lentamente, tant'è che dopo anni e anni dai primi rilasci in cui gli orsi si sono posizionati nel Brenta meridionale sulla Paganella Gazza, Paganella era uno dei posti preferiti, pian piano, dopo ormai quasi 20 anni, stiamo arrivando, che quasi, nel 1999, siamo nel 2020, dopo 20 anni cominciamo ad avere qualche orsa con cuccioli in barrendena sul lato dell'adamello, 20 anni ci sono voluti. E quindi questa, mentre invece, in più ve lo dicevo, no? L'orso fa i cuccioli un anno sì, un anno no, come minimo. Il lupo, tutti gli anni.
L'orso ne fa 1, 2, 3 eccezionalmente, il lupo tutti gli anni 5, 6. Territorialità, gli orsi abbiamo detto sì, si parlano fra di loro. Dopo parleremo quando ti incontri un orso, devi lasciargli libero il territorio, ma capiremo in che termini. Ma il lupo ha una territorialità ferrea. Il lupo definisce il territorio del proprio branco e quel territorio viene difeso da qualsiasi intruso, cani domestici inclusi. A volte appunto capita, abbiamo detto, che si accoppino, allora il maschio in dispersione che va a crearsi il proprio nucleo, il proprio branco, può imbattersi nella femmina di cane e succede quel che succede. Una volta che il branco si è strutturato, chi entra in quel territorio è un nemico, ma anche lupi di altri branchi. Questa territorialità per il lupo è ferrea. E la comunicazione, i lupi appunto abbiamo detto sono come i cani, se avete un cane in casa hai diversi modi di abbaiare, di uggiolare, abbassare. Essendo animali sociali, hanno un linguaggio più sviluppato di quello di un orso che vive da sopposta. Voglio dire, anche qua il parallelismo con noi umani è abbastanza simile, anche buffo insomma, no? Perché ti dai un cesso in orso, perché lei è un cregato, andava a deciacere. Chi invece è più abituato alla socialità, sviluppa insomma un po' di più anche la capacità di comunicazione. A ciascuno il suo ruolo. Il branco per funzionare deve avere un proprio ordine interno. C'è la coppia alfa, che è la coppia che si riproducono solo loro, maschio e femmina. Maschi e femmine sempre che vengono da branchi esterni. Se la femmina e il maschio muoiono, chi rimane dei due va a cercarsene uno fuori, non lo recupera mai dal branco. Questo è istintivo ed è per salvarsi dalla deriva genetica, no? Che, tra parenti non fa mai bene, insomma, lo vediamo guardando le casate reali, insomma. E, riproduzione fra gennaio e marzo. I lupi di rango inferiore sono quelli che decidono, sono quelli che decidono per opportunismo quel che è, di stare nel branco e mettersi a disposizione del branco. Basta. Stanno lì. E quindi o se ne stanno lì subordinate alla coppia alfa o vanno in dispersione a cercare fortuna altrove. E poi ci sono i cuccioli, che sono esclusi dalla gerarchia, vengono allevati dal branco e fino appunto alla maturità sessuale che arriva circa marzo-maggio. E dopodiché decidono anche loro se restare gregari del branco oppure andarsene in dispersione. Ma le dinamiche sono estremamente veloci rispetto a quelle di un... Questo ad esempio è un branco di lupi giovani filmato in Lettinia, li vedete? 1, 2, 3, 4, 5, insomma ce ne sono qua 6, 7 nascosti fra l'erba secca. Lo dicevamo prima, no? Difendere il territorio. Vediamo se si sente. Era un ululato. Altro branco che risponde. Si parlano, no? Capiscono distanze, dove sono. Il wolf howling è uno dei modi di monitorare il lupo, cioè uno diventa bravo, riesce a imitarlo con le mani e i ricercatori ovviamente, e per capire se ci sono branchi in zona imita l'ululato e gli altri branchi presenti rispondono. Non so voi, a me fa sempre venire un brivido, no? È anche affascinante vedere come, nonostante io, ma anche voi credo, siate nati e cresciuti in una terra senza orsi e senza lupi, perché insomma gli orsi sono rimasti in Val di Noce, qua sono spariti, forse negli anni 80 c'è, ma era proprio rari, insomma, diciamo, però non era quella presenza orsina come è tornata ora, questa paura c'è rimasta.
cioè noi ci portiamo avanti come lascito genetico ereditario la paura di animali di cui abbiamo, come dire, perso, e per assurdo ci fa rabbrividire l'ululato di un lupo di cui probabilmente serviamo una memoria arcaica e ancestrale. E quanta gente rimane sotto le macchine? Quanta gente muore in incidenti d'auto correndo come i pazzi? Quella paura lì deve ancora, come dire, imprimersi nel nostro DNA. Chissà, magari fra altri 3.000 anni ci saranno dei bambini che quando sentono un rumore di macchina automaticamente, ecco, non lo so, è una cosa curiosa. Quindi l'ululato, che appunto fa sempre questo effetto un po'... E vabbè, questa è un'immagine di un lupo, come vedete, no? Questa coda un po' corta. Sono dei bei cagnoni. Cos'è che, tant'è che distinguere la, come dire, le tracce di un lupo non è semplice, perché a differenza dell'orso che abbiamo visto è inequivocabile, il lupo di fatto è un grosso cane. Cos'è che distingue una pista di lupo da una di cane? Il fatto che i lupi camminano in... Eccole qua. No, l'orma, come vedete, è un cane, praticamente. I lupi, a differenza dei nostri cani ben nutriti e pasciuti, che, come dire, sono rimasti degli eterni cuccioli e non hanno bisogno di procacciarsi il cibo e per loro andare a spasso semplicemente divertimento, il lupo sembra sempre sapere dove sta andando e perché. Le tracce del lupo fanno sempre linee dritte, non fanno giri su se stessi, andate e ritorni, noi perde tempo, ecco, e loro vanno dritti, e anche più lupi in branco camminano mettendo le zampe nelle impronte del precedente, quindi la traccia che vedete qui a sinistra, magari sono passati 5 o 6 lupi, ma noi vediamo un'unica traccia. Come facciamo a sapere che sono passati più di uno? Perché a volte, per questioni di caccia, questi lupi si separano e allora quest'unica traccia si divide in 5-6 rami e poi si riuniscono e ripartono al loro trottino per dove devono andare. Perché? Perché ovviamente si risparmia energia. E come avete visto, un'altra cosa è il lupo che deve fare, superare l'inverno. Cosa che l'orso l'ha, come dire, risolto il problema. Vado a dormire, mi infilò. Il lupo invece nevica, c'è neve, è più difficile trovare cibo, loro sono in giro e devono procacciarselo. Quindi il monitoraggio del lupo c'è anche in inverno, quando è anche più facile rinvenire urina, insomma, quindi fa come i cani, e ovviamente le predazioni. Ecco, quindi qua vedete un cervo, e poi i lupi è anche facile che trascinino, essendo in branco, la preda o che l'aggrediscono in più di uno, insomma, possono essere proprio anche cose molto più macabre, insomma, in termini di tracce lasciate. Eccoci qua, estinzioni e ritorni. E qui cominciamo un po' ad andare al dunque. Eccolo qui il nostro Ambrosi, no? Che citavamo prima, che di nuovo tornava, no? Il nostro Satino ante litteram, che diceva la caccia all'orso, già nell'885, cioè quindi la caccia all'orso continua nel Trentino, in quelle parti dove l'orso non ha preso congedo. La guerra che gli si fa è una guerra a morte. Perché era così? Perché l'Austria, per ogni zampa d'orso che gli arrivava portata, davano soldi. Che cavoli, c'era gente. Perché se portavi la zampa dell'orso con i piccoli, pensa prima cade fu. Quindi c'era gente che si cacciava nelle tane l'inverno per uccidere orsi, cioè facendo dei, cioè affrontando dei rischi pazzeschi. Perché? Perché di fatto occupare un orso era sistemare la famiglia per mesi. Quindi è anche difficile, come dire, guardare a quei tempi dicendo erano quattro busuri, cioè viverla è vivere. E quindi lì, e siccome ti pagavano, che me ne frega mica. E di fatto orso e lupo hanno, come dire, avuto una vita quasi parallela. Fino alla metà del XIX secolo è durata questa persecuzione e lotta a queste specie nocive con qualsiasi mezzo, e di questa lotta hanno patito anche le aquile. Cioè, io quando ero piccola mi narravano dell'aquila, ce n'era una impagliata al Pernici, io abito a Penno, no? Adesso grazie alle leggi che proteggono questi animali, perché ovviamente abbiamo fatto un passo avanti, insomma, e anche una cultura che è cambiata, e così ad oggi possiamo dire che il CID del Trentino ha una densità piena di aquile, cioè ogni frammento, pezzetto di cielo appartiene a una coppia di aquile. Insomma, mi sembra anche un buon successo, però tempi addietro non era così.
Eccoci, che arriviamo negli anni 70-80 con per l'orso in Trentino l'ultima riproduzione accertata. Per il lupo, che invece era sparito dalle Alpi ancora dietro, probabilmente voi ricorderete, avete sicuramente qualche toponimo della Lovara, la Busa Lovara, è dove facevano queste trappole per catturare i lupi. Il minimo storico, il lupo si era ridotto a una settantina di esemplari, zona Italia centrale, che si alimentava sostanzialmente nelle discariche. Perché anche il lupo è ovviamente più carnivoro dell'orso e quindi fa più danni laddove viene, perché l'orso può capitare che predi, invece il lupo preda, però come i nostri cani, che se vedete le crocchette dei cani lega dentro le carote, il pomme, tutte queste robe, perché i cani comunque mangiano anche altro, ecco, oltre alla carne, a differenza dei felini che invece quelli si vede la salata e seccafora. Arriviamo negli anni 90 con il progetto Life Ursus, che vede i 10 orsi reintrodotti, e con il lupo che, a seguito dell'introduzione di misure di protezione della specie, ha cominciato a riprendere vigore ed eccolo affacciarsi con i primi lupi sulle Alpi occidentali, quindi a risalire quella che è la nostra spina dorsale dell'Italia, che è l'Appennino, e a affacciarsi sulle Alpi. Perché ha risalito l'Appennino? E qua torniamo, no? Ha risalito l'Appennino spingendo la gente fuori di casa, o ha sostanzialmente trovato un Appennino spopolato dalle mutate condizioni socio-economiche? Perché questo è successo. Guardate che anni sono, parliamo, cioè, fra il XIX secolo e gli anni 70-80, abbiamo avuto in mezzo due guerre mondiali, due guerre che hanno raso al suolo boschi, in cui se maneva tu quel che era, l'altro giorno ho beccato un po' su Facebook dei topi a Milano che andavano a caccia di topi, per mangiare topi, perché non, no, a Belluno, scusate, non c'era niente da mangiare, si mangiavano anche pantegane, no? Immaginatevi se uno vedeva un orso passare, un cervo, un capriolo, non sono solo spariti i predatori, sono sparite anche le prede. Camosci, caprioli, cervi sono stati reintrodotti in Trentino perché dopo due guerre mondiali, tra linea di fronte, fam e taglio del bosco senza nessuna regolamentazione perché aveva fretta e così mi scaldo, non era rimasto più nulla, era il deserto. Superate le due guerre, comincia il boom economico, che fago? Resto abitare nel paese, non do che non ho niente. Prospettiva era quella magari di un lavoro in fabbrica, appartamento, riscaldamento, tantissima gente ha fatto quella scelta. L'Appennino tuttora deve un po' riprendersi. Però con l'abbandono delle persone e la reintroduzione degli ungulati, ecco che questi lupi hanno ritrovato prede, il cinghiale, e hanno ricominciato a riprendersi. Oggi questa presentazione non è aggiornata, come orso siamo fra gli 80 e i 100 esemplari. I lupi secondo me siamo arrivati a 15. No, la verità è questa ed è data dai dati genetici. Allora possiamo mettere in dubbio tutto. Quando lei va dal medico, mette in dubbio quello che il medico le dice? L'orso, se le hanno detto 80, sono almeno 160. Come fa a saperlo lei? Su che vado? Guarda, lui governa la casa e il vetro... 160 tutti sotto il pontesello tutte le mattine? No, è questo che voglio dire. Fa lo stesso. Anch'io ho l'orso che mi gira in fattoria, ma da un singolo orso che mi preda il mio singolo pony, non posso dedurre che in Trentino gli orsi non sono 100 ma sono 200, perché io ne vedo uno. E parimenti ai medici, ai professori, c'è chi studia medicina. E già si dica che in Rendena non ce ne sono di più che in Val d'Agone. No, Rendena ce ne sono, chi ha detto che non ce ne sono? Lei ha detto che... No, oggi lei mi ascolta invece di partire già con la sua idea. Io ho detto che ci sono voluti 20 anni prima che delle femmine venissero a svernare, a partorire, a levare la prole in Rendena. Ah, lo sapeva già? Sì. Beh, no. No, non
Bello di no. Le hanno presi, ecco, c'è Scarecca in mi scusi, ma il suo caso personale non fa storia, è come se lei dicesse io ho avuto due figli e tutte le donne hanno tutti e due figli e quindi a sto mondo c'è chi è 25 miliardi. Non diminuire la popolazione. Ma io non sto sminuendo. No, io dico quello che è scienza. Dopodiché se uno che guarda la televisione vuol mettersi in testa che ne sa di più di quel laureato in medicina che è lì che parla, possiamo discuterne per ore e l'abbiamo visto in questi. Ma come ci sono i laureati in medicina? Come mandiamo i nostri figli a scuola e non mettiamo in dubbio che il professore che gli spiega non sappia una fava e io ne so di più di lui di rivoluzione francese? Lo stesso rispetto va riconosciuto agli ingegneri, agli architetti, ai forestali, ai biologi. Perché sono delle professioni e non c'è nessuna, ne c'è nessuna volontà di nascondere il numero reale di animali. È quello, punto. Questo è il dato. Ma quando dicono, so mi quanti femmine ne, perché me la dite il Bepi o il Pontachin da Cade che gli è 300. Ma su che basi? Ma voi non ne potete vedere 160 se 100 orsi sono sull'intero Trentino occidentale, come fanno a essere 160 con Miguel? Cioè, scusate un secondo. Ma qui è l'orso, ma è uno, è uno. Cioè, su certe cose non ci sono opinioni, c'è il dato. Dopo cominciano le opinioni, ma sui dati no. Come questo, i cambiamenti nelle Alpi. Si sente dire che le Alpi non c'è spazio per gli orsi. Un po' che ne era di spazio, ma adesso no. Le montagne, le Appine di Zen, bene, guardiamo questa foto. La Val Algone a fine 800 e la Val Algone oggi. Quando è che c'era più gente in Val Algone? A fine 800 o oggi? Fino a 800 la Val Algone era così. C'era dentro una vetreria, andavano a far legna, andavano a tagliare i prati. Adesso? Va dentro il fine settimana con i puterotti a far l'aria. Cambiamenti sulle Alpi. Prima guerra mondiale. Era gente in montagna che ci viveva, che combatteva, che pativa la fame. Adesso siamo così, lì non ci vive più nessuno. Ci passa qualcuno ogni tanto a piedi, ma non è neanche da paragonare. Guardate questa, fa persino impressione, la strada come adesso e com'era durante la guerra. C'erano intere cittadelle, anche laddove adesso abbiamo i rifugi della Sarp, il rifugio Carealto, c'era un'intera cittadella. In Saval, cosa avete presente dov'è, vicino sono a casa mia, c'era un ospedale militare, il rifugio Nino Pernice è stato costruito sui baraccamenti degli ufficiali. Ecco qui altri cambiamenti nelle Alpi, questo vabbè è un paese in Veneto, l'ho preso, però guardate da questa cartolina l'uso del territorio, guardate questa fascia qua di prati che fine ha fatto. Guardate i prati, tutto quel doppio là dietro adesso com'è. E questo perché? Perché tutta sta gente qui o se n'è andata a lavorare altrove legittimamente, e io parlo anche della mia esperienza familiare, io vengo da una famiglia dei Carterotti, cioè di gente che ha lavorato e faceva l'operaio in cartiera. Ma i genitori di mio padre non erano Carterotti, viveva con le capre, era spareva, super pichea. Però ovviamente appena i figli sono diventati grandi e c'è stata la possibilità di lavorare in fabbrica, avere uno stipendio, e invece che andare a raspare e in defense sull'ERT, qualche cosa, ovviamente i vostri figli avranno fatto la stessa identica cosa, probabilmente anche voi. È questo che è successo. Guardate anche questo paese, guardate sullo sfondo di queste tre case che sono le stesse. Guardate tutti quei prati là che fine hanno fatto, c'è più niente. E questo non per orsi e lupi, perché quando è questo spopolamento degli anni 50, è come vi ho fatto vedere negli anni 50 orsi e lupi avevano fatto i fortuti. È cambiata l'economia, la gente se n'è andata, è tornato il bosco, si è ripreso gli spazi che l'uomo con tutto il suo lavorio teneva pulito, e l'avanzata del bosco favorisce animali come orsi e lupi che si avvantaggiano per i propri spostamenti. Se avessi fatto la presentazione sulle aree protette, la direttiva Habitat della biodiversità, sarei qui a dirvi che quel lavoro che facevano
gli esseri umani lì di sfalcio è preziosissimo ed era preziosissimo per la creazione di biodiversità, di diversificazione, e che oggi l'Unione Europea paga a fior di contributi, premi sfalcio, premi alpeggio per tenere la gente lì, ma servono i contributi, perché quel giorno che l'Unione Europea smette di pagare quei contributi spariscono anche quegli ultimi prati, quegli ultimi pascoli che noi vediamo. Ad oggi è inutile dirlo, è inutile girarci intorno, se la gente porta ancora le vacche al pascolo non è per necessità, è per il contributo. Un tempo si portavano al pascolo per necessità, perché portandoli in alpeggio si sgravavano i prati di fondovalle, che mentre le vacche mangiavano in alto potevi falciarlo e mettervi al fieno per l'inverno. Adesso questa necessità non c'è più, perché De Fen Trentin, che sarà forse 100 vacche in tutto il Trentin che mangia Fen Trentin, il resto è camion che viene su dalla pianura, e le vacche che si portano in malga sono vacche che farebbero tranquillamente a meno di andare in malga, longhe, magre, fatte solo per far latte, le mena su perché insomma i contributi. Esatto, cioè l'azienda funziona anche grazie a quello, faremo tutti, non voglio dire, però. Quindi le fasi alpine abbiamo avuto fino al 1870, questa era agricola alpina, dagli anni 70 dell'Ottocento fino al 50 le Alpi che cominciano ad entrare nella fase della società industriale, anche quella vetreria, il Balagone di fatto è un primo inizio di attività industriale, fra il 50 e l'80 le Alpi cominciano ad avere insomma questa fase di transizione in cui le Alpi non sono più neanche una, in cui le Alpi perdono anche questa funzione di area produttiva e diventa appunto una società di servizi, cioè adesso noi viviamo di, non lo so neanche mica dire, insomma del turismo, ci sono altre cose, ma non siamo più una realtà produttiva, le grandi realtà produttive si sono spostate ai piedi delle Alpi, se voi guardate una cartina delle Alpi vedete tutta la fascia a nord, Monaco, Lione, insomma, e a sud abbiamo Milano, Torino, nelle Alpi è rimasto ben poco, e la sfida per le amministrazioni delle Alpi è riuscire a tenere la gente lì dov'è. Sicuramente una delle più grosse economie esplose è quella del turismo sulle Alpi, che aveva cioè, i primi inizi nell'Ottocento, insomma adesso di questo sostanzialmente secondo me vivono le Alpi, soprattutto quelle orientali, e sempre perché noi abbiamo la fortuna sfortuna che ci passa l'asse del Brennero, mentre invece di là dove questo passo non insomma, anche noi storicamente siamo sempre stati col Tirolo un ambito diciamo di influenza un po' più potente, mentre, e quindi noi eravamo una regione centrale totalmente alpina, mentre invece già le Alpi più occidentali erano spezzettate fra regni che includevano altre, quindi insomma noi siamo stati un po' più facilitati, e qui vedete appunto come la copertura forestale, questa riga azzurra, no? Dopo il 1900 ha cominciato lentamente a risalire, questi sono appunto gli anni delle guerre, e finita la seconda guerra mondiale, bam, si è impennata. E qui, questo invece è uno schema che vi fa vedere come al crescere della superficie forestale sia corrisposto un calo della popolazione ovina, ad esempio, delle pecore, quindi diminuisce il pascolo, aumentano i boschi. Eccoci qua, questa appunto dicevamo è vecchia, perché si ferma al 2019, pensate qua appunto ne davano 66 con uno scarto di 10, adesso appunto siamo fra gli 80 e i 100, esclusi i cuccioli di cui non si accontenta fino a quando non sono adulti. Questo è quello che vi dicevo prima, quindi qua possiamo anche andare un po' più veloci. Qui vedete l'areale di presenza delle femmine, che è quello rosa, che si è appunto leggermente, ci ha messo 20 anni ad arrivare così, è rimasto per i primi 10 anni era così, e quello dei maschi. Perché parlare di connettività ecologica però? Allora sì, qui abbiamo visto che qualche maschio va anche di là, no? Qualche maschio arriva fino alla Slovenia, che una femmina pare che sia tornata in là, ma sono veramente sporadici, perché il vero grosso tema è questo, quello della connettività ecologica. Questi puntini, diciamo, sono gli indici di presenza di orso che vengono già referenziati in un sistema, vedete,
che cosa succede in corrispondenza della Valle dell'Adige. La Valle dell'Adige, con l'urbanizzazione, ferrovia, autostrada, l'Adige stesso, che è quello l'ultimo dei problemi, è la principale barriera ecologica in senso est-ovest dell'arco alpino. È proprio un muro per gli animali. Ogni tanto qualche orso riesce ad andare di là, ma sostanzialmente, insomma, appunto, maschi in dispersione. Qual è il nostro problema dal punto di vista genetico dell'orso? È che tutti questi orsi qui, è come vedere la puntata del Beautiful, è tutti parenti. Perché da quando hanno liberato quei 10 orsi e non ci sono stati accoppiamenti con gli orsi autoctoni, perché ormai erano troppo vecchi, questi hanno continuato a riprodursi di per sé. Quindi la popolazione, come dire, sta ancora crescendo con un trend incoraggiante. Però questa fragilità genetica, cioè il fatto che siano tutti questi 100 siano tutti imparentati, rende la situazione molto precaria, nel senso che da un momento all'altro potrebbe arrivare un fattore che mette in crisi completamente la popolazione. Potrebbe magari svilupparsi una qualche mutazione o qualcosa, ma poi pare appunto che la consanguinità porti ad esempio a una fragilità cardiaca, ad esempio, no? Maggiore debolezza. E quindi questo Valle dell'Adige è un problema, perché questo progetto era nato per creare una popolazione vitale e stabile, e il tempo sufficiente a connettersi con gli orsi sloveni, proprio quelli dei Balcani. Però questo blocco di fatto in 20 anni non è ancora arrivata men che meno una femmina, ma neanche un maschio in dispersione. Cioè ne è arrivato uno, si è fermato chi? Era Don Andrea. Per via dell'autostrada? Sì, perché è proprio un blocco. Prego. Volevo sapere se i nostri orsi, dico quelli che vivono in zona, passano anche in Alto Adige oppure no? Passano in Alto Adige ma generalmente non tornano. Ah, restano su? La Cotesina è una gestione faunistica un attimino sui generi. Avevo sentito questa chiacchiera, ma non volevo. Sì, l'Austria non, allora successo, sto andando con un corso di sci su per l'Alto Adige ed è pieno di cartelli, Wölfen, Nüssenbeg, insomma, Kain, Wölfe, cioè uccidiamoli tutti, non vogliamo orsi e lupi, lì anche il Bauernbund, ma lì è proprio una questione culturale, proprio il Bauernbund l'ha proprio presa dura a proprio fare muro e a chiedere anche a livello governativo delle misure drastiche proprio contro lupi e orsi. Ovviamente, arrivo subito, signora, la tutela di orsi e lupi non è in capo alla nazione, men che meno alla provincia, è in capo a una direttiva europea. E per cui insomma la cosa è un po' complessa e comunque di fatto sono posizioni anche un po' anacronistiche, perché di fatto oggi non può la posizione di un gruppo di contadini altoatesini mettere di nuovo a repentaglio la conservazione di una specie che ormai è conclamata come importante per l'ecosistema, quindi bisogna sicuramente trovare una via per la convivenza. Prego. Allora, la Svizzera, l'orso, se arriva al parco nazionale svizzero, ha emesso la legge che i cacciatori lo possono uccidere. Perché la Svizzera non fa parte dell'Unione Europea e quindi non rispetta le stesse regole. Non ha fatto bene la Svizzera a farli fuori. Io ho abitato 40 anni. Sappiate sì che la Svizzera ha dato il voto alle donne tipo 20 anni fa. Sì. Giusto per dire, La cultura svizzera, io preferisco stare in Italia. Ma anche l'Austria però di qua fuori, la Germania li tiene selezionati. Il lupo non è stato importato, No, il lupo è arrivato per dispersione naturale. Naturale. È arrivato per dispersione dall'Italia e dalla popolazione balcanica. Tant'è che l'unione che è avvenuta, cioè il primo coppia e poi branco di lupi in Lettinia, era di un maschio balcanico e di una lupa italica. Io ho fatto l'università che mi spiegavano che c'era la sottospecie italica e così, adesso di fatto si parla di un'unica popolazione europea, perché praticamente tutti i lupi si sono ritrovati. E adesso è un'unica popolazione. In tutta Europa? In tutta Europa, sì. Sì, vanno dalla Scandinavia. Ma allora poter salvarne pochi dai lupi? Ma mi pare che un tempo c'erano e noi siamo qui, che significa che anche un tempo in cui avevano armi, avevano forse anche meno mezzi di noi e vivevano più nei boschi di come viviamo noi, devono essere sopravvissuti, perché se i lupi avessero sterminato l'uomo quando c'erano noi non saremmo qui.
E dopodiché io non sono quella che dice che non sono animali pericolosi, hanno tutto quello che serve per farci del male, volendo, ma anche come i cani che ci teniamo in casa, come vediamo giornalmente dalle cronache, non tanto come strana la nevoda, ecco, e non hanno, come dire, motivo di usarci come cibo, come preda, quindi non è che il lupo quando vede un essere umano che cammina, bravo, però certo che la presenza di queste specie, un attimino, come infatti ho detto, cambia il nostro modo di fruire dell'ambiente e dobbiamo essere consapevoli, magari anche di periodi, come dicevo prima, più delicati, in cui questi animali sono più sensibili, insomma, bisogna prendere contatto con queste componenti, ma io che ho la fortuna, lo trovo forse in Val de Noce, il Galebecchi, e ho fortuna di avere i cavalli, la vacca, insomma, bisogna imparare a dialogare con gli animali, perché gli animali i segnali li mandano. E quando finiamo nelle feste è perché non abbiamo capito il segnale che ci è stato mandato. Io sono assolutamente convinta che non c'è nessun cane che parte così e sbrana una persona, gli azzanna. Ha lanciato sicuramente dei messaggi, ma se uno non li capisce, perché di fatto ormai non siamo più abituati a vivere a contatto con le bestie, voi ci sarete cresciuti fra la torcella, la vacca, l'asino e il cavallo, ma i bambini di adesso mi entrano nel recinto e corrono incontro al pony urlando. Pony che guerra, non che tu, ho risolto il problema. Ma il pony io lo vedo quando arriva un bambino urlante, comincia ad appoggiare le orecchie alla testa. E quando una bestia appoggia le orecchie alla testa, che sia un cavallo, un gatto, un cane, anche l'orso, ti dà una brutta aria. Io lo leggo. Beh, con la signora, dico, signora, tenga il bambino lontano dal pony, lo sta spaventando, è nervoso. Ma se non c'è lì qualcuno che traduce il linguaggio, perché è sparita questa interpretazione, il pony parte con una doppia che mi stinca il bambino. Sappiate che al mondo e sulle Alpi ci sono più morti per le vacche che per orsi e lupi. Incornati, nei pascoli, turisti, foto, vacca col vitello, Ecco, cioè non è banale, voglio dire, ecco. Ma questo punto la testa di... Io parlavi del, diciamo, del linguaggio non verbale, no? Che c'è tra gli orsi, tra i lupi, linguaggio non verbale che c'è anche ovviamente con noi. Faccio un esempio rapidissimo. Io incontro, diciamo, a distanza un cane e quello si mette a 100 metri o più, si mette ad abbaiare e io ho paura. Mia moglie è la stessa scena, vede il cane e il cane non abbaia, perché mia moglie ovviamente ha carenza i cani. Io ho paura dei cani e quindi io non posso togliermi questa paura che ho. Quindi se arrivare così incontra me, probabilmente c'è questo problema, no, di linguaggio non verbale che funziona e che purtroppo io diciamo soccombo, nel senso. Io ho paura e chi me la toglie? Non so. Questo è un bel discorso, ne parlavamo anche al corso di sci alpinismo, in caso di intervento in valanga, che ci sono fior di alpinisti che nel momento dell'emergenza perdono completamente il controllo. E l'unico modo per tentare di superare queste paure che ci bloccano è rendere certe cose consuetudinarie. Tant'è che ad esempio il corso di primo soccorso dovrebbe essere fatto sempre, costantemente, fin dalle elementari su e su, perché lo dicono noi medici che quelli che si salvano da infarto in casa è perché in genere c'era qualcuno in casa che sapeva come intervenire. Però la maggior parte delle persone, io per prima, se vedo mio papà che svolto laggiù, è più facile che vada in panico che non che io sappia fare quello che devo fare. E l'esercizio, il mettersi alla prova, il continuare a ripetersi delle procedure dovrebbe aiutare a superare il panico incendio che scoppia in una scuola. Perché si fanno le manovre di evacuazione? Perché quando scoppia l'incendio, se tutti noi facessimo quello che ci sentiamo di fare, tre quarti muore. E invece bisogna imparare ad avere la lucidità, e la paura non si comanda, ma la lucidità su quello si può forse un po' lavorare, di fare le cose corrette nella sequenza corretta. Ed è quello che dovremmo imparare a fare con. E allora io non vi dirò, se arriviamo alla parte di cosa fare in caso di incontro, di stare calmi, perché non ci si può imporre di stare calmi, ma di ostentare calma, perché se la nostra nervosismo, agitazione interiore la esterniamo
con un tono di voce stridula, urlando, lanciando sassi o così, non facciamo che dare comunicazione all'orso di aggressività, perché la paura si trasforma in aggressività. I cani, quelli che aggrediscono, aggrediscono in genere per paura, perché si sentono minacciati nel loro territorio, nella loro... Infatti in genere poi i cani quando attaccano voltano la coda fra le gambe. E perché, io, ma questa è una riflessione che ho fatto io, cioè, l'aggressività come la intendiamo noi umani, cioè quella che ti scagli contro uno perché hai le palle girate, nel mondo animale non c'è uno sfogo di energia inutile per animali che devono conservare tutto per la sopravvivenza. L'aggressività nel mondo animale è paura. L'orso scalcia non perché ha deciso che vuol farti male come potrebbe fare il tuo compagno di classe quando ti tira un pugno, ma anche se spesso anche i bulli in realtà nascondono forti fragilità e insicurezze, ma lo fa perché ti ritiene una minaccia, perché è spaventato. E allora quello che noi dobbiamo fare è trasmettere, anche dissimulandola, calma. E questa cosa dovrebbe essere imparata e insegnata come dovrebbero insegnarci il primo soccorso, come dovrebbero insegnarci a intervenire in caso di incidente, come dovrebbero insegnarci un sacco di cose, perché più diventano, come si diceva, il corso di scialpinismo. Se voi imparate cosa dovete fare e continuate a fare esercitazioni, è più facile che quando vi capita, invece di farvi prendere dal panico, il vostro cervello entra in modalità 1, 2, 3, 4 passaggi. Fine della questione. E questo è quello a cui si dovrebbe puntare. Facile? Assolutamente no. Però se voi avete un nipote che ha paura dei cani, quando lo portate in giro e incontra un cane, se volete bene a vostro nipote, dovete provare a insegnargli come comportarsi per evitare di dare al cane un segnale sbagliato, perché è salvifico, perché appunto i cani sono animali, leggono il linguaggio non verbale, più ci si irrigidisce e più il cane percepisce la nostra paura, senza contare che quando si ha paura si emettono ormoni, sostanze che loro sentono, noi no. Poi per farvi vedere la distribuzione del lupo, siamo partiti con un branco, ve lo dico, nel 2013, primo branco, guardate quanti siamo nel 2019, e adesso sono anche di più, perché ogni anno ogni branco ne fa 6, 5, 6, e avanti 9 branchi, ormai sono branchi composti da lupi italici, balcanici, ormai non c'è più nessuna differenza. Ogni branco, come vedete, può essere definito dentro un poligono, vedete lì quegli azzurri, è un poligono dentro cui pam, ci sta il branco. E non hanno la barriera come i lupi, come gli orsi? No, i lupi sono più dinamici. Allora, a parte il fatto che comunque, se vedete, allora i lupi si sono incontrati in Lettinia, sì, e se vedete la loro distribuzione, fagono, risale quella, la zona, no? Quella dorsale lì. Sì, sì. Poi sono riuscite ad attraversare. Lupi ne sentite anche molti di più investiti. Però sono anche là in cima allora. Sì, 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 anche in Alta Val di Non. E diciamo che il bracconaggio, quel sistema gestionale che qualcuno plaude dei popoli tedeschi, non funziona con il lupo, perché li hanno braccati per anni anche in centro Italia, lo fanno tuttora, però di fatto il lupo è arrivato anche da noi, quindi anzi alcuni studi, perché comunque la biologia di queste specie e l'ecologia è abbastanza complessa, cioè sono animali complessi, sono predatori, quindi sono animali più intelligenti di un cervo e di un capriolo, e dimostra come un branco faccia meno danni di lupi in dispersione, quindi come questi interventi in cui tu vai ad ammazzare così un lupo a caso dentro un branco, se tu spari alla coppia alfa distruggi il branco, e quindi mentre un branco ragiona come un essere unico e attacca il cervo e quindi riesce a prendere anche prede più grosse, i singoli lupi in dispersione tendono a cacciare prede più piccole, la pecora, il pollaio, cioè a arrangiarsi come riescono, diventano come delle bande di teppisti, no? Ecco, e quindi ci sono anche delle riflessioni su come
affrontare, e si parla anche piuttosto di eliminare l'intero branco qualora questo si localizzi vicino a centri abitati. Ecco, questo non ho detto ci sia arrivata più avanti, io ovviamente, ma tutti noi della SAS e del CAI non siamo assolutamente contrari all'abbattimento di questi animali. Io sono assolutamente convinta che la soluzione migliore sia abbattere M62. Perché? Perché non so, cioè per noi funziona che uno si redima, no? In un percorso di cattiva, cioè prendi uno, metti in galera e speri che dopo 8 anni di galera quando esci un attimino la capì, a volte no, a volte la capisco. Con un animale è impossibile. Cioè il meccanismo per cui io prendo un animale libero e lo chiudo in una gabbia, l'animale in quella gabbia non è che elabora la colpa per cui è in gabbia. È un animale. È lì, è sulle spalle dei contribuenti ed è lì. Con quel tanto che in una gabbia, cioè a spalle del contribuente, e che in più l'ho anche tolto dalla popolazione, quindi non è più un riproduttore dal punto di vista biologico, tanto varrebbe che fosse morto. Perché è vivo? Perché comunque la popolazione è ampia e vasta, i punti di vista sono tanti, abbiamo quelli assolutamente contrari, parli fortutti, che avevano messo anche a massa tempo a prendere questa decisione. C'è un'altra e tanta fetta, è sempre più crescente ed è ancora più pericolosa di quelli che dicono meno voi, che sono invece quelli che piuttosto, cioè, dovete passare sul mio cadavere prima di tirar giù dalle spese quell'orso. Cioè sono quelle persone che fanno ricorso contro la cattura di un orso che ha, come, non mi ricordo più come si chiamava quell'altro, 75 forse, non mi ricordo più, M vuol dire maschio. Parlo, Ma quello sì, però insomma quelli che si sono opposti, tant'è che poi il Tareg anche ha dato ragione per un difetto di forma, ma nella sostanza noi abbiamo sul territorio un orso che non, cioè possiamo dircelo, è colpa nostra, perché finché non cambiamo il sistema di gestione dell'umido, finché non, io guarda, sono su in Val di Non, sono incazzata a destra in sti giorni, perché sono su in Val di Non, sono anni che ormai che è sull'orso, e M62 è 2 anni che fa la scuola fra Terra e Splavone e Cunevo, e ancora il comune non ha modificato in alcun modo il sistema di raccolta dell'umido. Ancora la gente mette il bidoncino fuori dalla porta la sera e quell'altro passa al mattino, per cui io potrei uscire la sera col mio cagnetto e trovarmi l'orso che mangia su dal cassonetto. Numero uno, non ci sono cassonetti per l'umido a prova di orso, cosa che ci sono in paesi insomma come l'America e così. Ecco, altra dimostrazione che orsi e lupi non sono un fattore sterminante è che in America ci sono, anche in Slovenia siamo vivi, e i cacciatori, cioè cacciatori a Flavon, non tutti ma a Flavon dove vivo io, quelli uccidono il cervo e poi cosa fanno? Lo sviscerano, e cosa fanno quei resti? Li ripetono per le valli, no? E che cavoli, quando io vado in giro per i pomari con e mi trovo l'orso che mangia due burelle del cervo buttate lì ai piedi di un... Cioè, quindi l'orso prende il vizio di girare. Ma perché questo... Allora, mancano più o meno 10 minuti e qualcuno deve andare. La lince, c'è un unico esemplare rilasciato dagli svizzeri. E tipo, è perché è anche curiosa sta cosa, tipo gli svizzeri, né polvere, né orsi, né lupi, ma rilascia le linci. Ha rilasciato la lince ed un esemplare, che è ancora radio collare, è arrivato fino in Trentino. Ma lei è un sol, e gira. E che c'è? Che fa? Le anche un bel gatton, ma finché non trova la femmina, non offre. Scusa, qualcuno mi ha detto che prima di introdurre l'orso si voleva, erano in dubbio fra introdurre la lince o l'orso, e i cacciatori hanno scelto l'orso perché la lince cacciava le stesse prede del cacciatore. Allora no, diciamo che facevo cenno prima, no, il gatto di casa, che mentre l'orso è un predatore opzionale di fauna selvatica e capita rarissimo, piuttosto mangia una carogna, adesso quando in primavera finiranno le valanghe avremo gli orsi, che la lince, essendo un felino, è un carnivoro totale, mangia solo carne, caccia l'agguato e caccia caprioli. Quindi sì, è vero che alcuni progetti di reintroduzione della lince sono rimasti in un cassetto per la forte contrapposizione del mondo venatorio, che comunque ha il suo peso. Sì, questo è un dato oggettivo.
che a Chiavè hanno introdotto il sciacallo dorato. No, lo sciacallo dorato al pari del lupo, sempre approfittando di questa avanzata del bosco e così, di fatto dai Balcani ha seguito la stessa via del lupo ed è arrivato spontaneamente in Trentino e ha trovato qua la torbiera di Chiavè un posto ideale dove, si è, dove si è riprodotto, esatto. Sciacallo dorato. Ma non l'hanno non sono aggiornata, no, non sono l'hanno, appunto, come il lupo è arrivato spontaneamente, l'unico animale che è stato preso e reintrodotto è l'orso. Sì. Il resto, per quanto vi raccontino, poi voi credete che volete, per quanto vi raccontino, lupi, sciacalli dorati sono arrivati con le loro gambe. Hanno i rapportati quindi. No, neanche a quello. Andiamo avanti col discorso di prima, per cortesia. No, qua non cause di morte 16 continuano ad aumentare, oddio che parente, moriremo tutti, no, come tutti, come noi, muore a calori di cosa? Di bracconaggio, di incidenti stradali, cause naturali e di competizione, quello che dicevo prima, no? L'orso che uccide i cuccioli. Altro concetto, torniamo all'orso. Ci sono molti orsi che fanno pochi danni, ci sono pochi orsi che fanno molti danni. Cioè, ci sono quei 3-4 esemplari che si conoscono, come il discolo nelle classi, che mi ricordo che avevo l'Alessio, Guerra sempre dei Merquel, ecco. Con gli orsi è uguale, noi vedendo tutti Marone e con le Recce e Nors nel parco e l'altro, però ci sono quei 4-5 esemplari che da soli fanno un sacco di danni. Ed ecco che nel caso dell'orso sì che la rimozione di quell'individuo può migliorare la convivenza, perché tolgo l'elemento dannoso e tutto d'un colpo l'opinione pubblica si placa, perché non ce l'ho più sotto il poggiolo, non ce l'ho più in fattoria che mi mani al pony, non ce l'ho più che mi ravana nella. Perché? Perché sono orsi che se ne stanno per gli affari loro. Qual è il fattore un attimino bloccante? Quella fragilità genetica che vi dicevo prima fa sì che prima di rimuovere un orso vada anche valutato il valore genetico che ha per la popolazione. Puta caso che quel disgraziato sia figlio dell'unico accoppiamento con un orso che passava di lì dai Balcani e quindi sia l'effetto di varietà in una popolazione altrimenti statica geneticamente, prima di tirarlo via se che pensa su un attimo di più. Però è fuori di dubbio, sì, adesso riprendo un attimo il filo, che bisognerebbe valutare dopo la dissuasione eventualmente l'abbattimento. Mi pare di capire che ci stiamo arrivando. E invece per quanto riguarda il lupo, ragazzi miei, lì non ci si scappa. Cioè, vi dicevo prima, no? Gli orsi hanno una loro personalità, i lupi invece più o meno sono tutti uguali e come vedete aumentano i lupi, aumentano i danni, proporzionalmente. Ma noi qua, nelle giudicali, avevamo tanti casi cinghiali, non fa più malanni cinghiali che anche lupi e orsi. Questa è un'altra grande verità, i danni che fanno i cinghiali sono di una proporzione di pari 3 volte quello che fanno lupi e orsi, oggettivamente. Torno al discorso di prima però, uomini predati dai cinghiali se ne sentono pochi, anche se possono fare molto molto male ed essere altrettanto pericolosi. Noi abbiamo questa paura atavica per il carnivoro, cioè l'idea di morire sbranati è una delle situazioni più agghiaccianti che ci si pari dentro la nostra testa, proprio perché è la prima causa di morte da che siamo su questa terra e ci confrontiamo con le altre bestie. L'abbiamo dimenticata, ma è quella paura fissata nel nostro DNA, quella di essere sbranati. E quindi al di là del danno economico c'è la paura di questi animali ed è questa che fa saltare i gangheri. Anche se come vedete a Roma c'hanno i cinghiali sotto casa e io non vorrei mai essere caricata da un cinghiale. E i danni che fanno sono molti di più e il cinghiale è stato reintrodotto e purtroppo non neanche un cinghiale, sono anche spesso incroci con maiali, quindi sono animali più grossi. Adesso vedremo cosa succede perché purtroppo è in espansione la peste suina
che ovviamente i cinghiali contribuiscono a disperdere, ed è una peste che colpisce i suini, non c'è nessun pericolo per noi, però se entra in un allevamento di maiali fa una strage. Potete immaginare l'economia italiana quanto sta tremando all'idea che questa malattia comincia a entrare dentro gli allevamenti. In questo senso i grandi carnivori, non tanto l'orso quanto invece il lupo, può contribuire al contenimento della popolazione di cinghiale, non tanto sugli adulti ma sui piccoli, quindi andando a predare i piccoli di fatto, come dire, rallenta. È una delle prede principali il cinghiale, laddove si presenta e laddove non gli lasciamo a disposizione animali meno svegli, tipo una vacca. Ecco, ovviamente un cinghiale sa un attimino di più come difendersi. Incontri ravvicinati, alcune regole di prevenzione. Beh, insomma, dai, questi cartelli li avrete visti un po' dappertutto. Non sparire. Eccoti qua. Se dovete andare, io vi saluto, andate, scusatemi se vado lunga, poi voi fermatemi. Sì, sì, no, appunto, capisco, non... Allora, banalmente, come ci si sposta, come si interagisce? Poi io la presentazione ve la lascio, potete anche mandarla e quindi la trovate. Allora, se andate in giro per gli affari vostri, fatevi sentire. Cioè, l'importante è che non adesso qua esageriamo, no? Camminare con passo pesante, ma se già in giro un do trei e parlate fra di voi, come che si fa normalmente, problemi non ve ne. Come vi dicevo, buonasera, grazie. Ciao. Quello che conta è non prendere gli animali alla sprovvista. Di nuovo, esatto, di nuovo vi faccio un esempio. Mio cane non ha mai morso nessuno. Mai. Un giorno è andato, era nel trattore, nel morosello, a Melinda a portare pomi, la tizia che l'ha sempre accarezzata senza nessun problema, quel giorno è andata lì con la stessa nonchalance, il cane dormiva, deve averlo svegliato di soprassalto, chissà cosa Cristo sognava il mio cane, e gli ha capo a mordone. Mai prendere gli animali all'approvvista. Quindi parte di sentire, non sta a far bacan, però posso dirlo? Nella maggior parte dei casi, è inutile dirlo, siamo gli animali più rumorosi del creato dentro un bosco. Due volte mi dicono le gite dell'assalto, andiamo coi bambini! Per carità di Dio, cioè, nessun essere vivente resterebbe a tiro di una masnata di allievi bambini urlanti. Mantenete le distanze. Aspetta che qua avevo anche un video forse. Eccoci qua, non c'è parte. Ah sì, questa è della Yurka Mossitolo. Sta chi è la Yurka? Prima. Con i due cuccioloni che mangiano noci. Vicino alla ciclabile, là dietro alla ciclabile, no? Vedete che mangia, tutto d'un colpo Yurka alza la testa e scappa. E i cuccioloni subito dietro di lei. No? Cosa è bastato a farla scappare? Perché questo è il comportamento normale, diciamo, di un orso. Scappare. C'erano due persone che camminavano lungo la ciclabile e parlavano. L'orsa li ha sentiti ben prima che loro vedessero l'orsa ed è scappata. Io però, col senno del poi, al posto di queste due persone, lo suggerisco anche a voi, sarei tornata sui miei passi. Ho visto un'orsa attraversarmi la strada con due cuccioli e scappare, verosimilmente l'orsa non è scappante, ma il Malmont è lì in mezzo ai cespugli che aspetta che io me ne vada per tornare a fare quello che facevo. Io al posto di questi qui avrei fatto un dietro front e sarei tornata sui miei passi. Questo è il mio suggerimento. Poi no, voi che fa quel che vuoi. Allora, e questo è il base. Manteniamo le distanze, questo è per gli ossessionati, come li chiamiamo noi, cioè quelli che vede l'orso e vada a correre, vedere, fargli una foto, voi l'orso, che sono i più pericolosi. Se ci ha notato, non disturbatelo, se non ci ha notato, voi vedete l'orso in fra, bom, tornate sui vostri passi per giro largo. Se invece ci ha visto, noi dobbiamo fargli capire cosa siamo, senza metterlo in allarme. Non siamo di suo interesse, non sei una carogna, non sei una pecora, bisogna solo fargli capire cosa siamo. Quindi, parlare con voce calma e bassa e allontanandosi con calma, però tenilo d'occhio, perché è comunque una bestia. E per quanto buon e sia, non si sa mai quelli che passano in testa a una bestia. Adesso ci arrivo. Ecco qua. Forse si sente?
In estaeto. La parla il tizio. Parla in slovacco, però la parla. Adesso guardate un attimo e poi ve lo spiego, no? E se ne va. Allora, cos'è successo qua? Adesso proviamo a rileggerlo, no? L'orsa, vedi, il cucciolo ha visto qualcosa, ma l'orsa cammina con i cuccioli davanti. Adesso ha capito che c'è davanti qualcuno, forse la persona era sotto vento, lì per lì, ma non ha ancora capito chi è. Si mette davanti ai cuccioli. Vedi, ne via de Dre, ma non si è ancora fermata, non l'ha ancora vista la persona davanti. Allora cosa fa? Magari è sotto vento, no? Cosa fa la persona davanti? Gli dice, ehi là! Cioè si fa sentire, per dire all'orso, ancora quando è a distanza, guarda che son chi. L'orsa cosa fa? Si alza sulle zampe posteriori, per quello che ho detto prima, era non so bene che vengo davanti, evidentemente il vento soffiava in direzione non favorevole all'orsa, sto qua gli dice, ehi là, tossisce, l'orsa capisce che è davanti, si gira e scappa. Anche questo comportamento normale di un orso. Se l'orso ci viene incontro, dobbiamo comunicare all'orso che non siamo pericolosi. Come facciamo? Dissimulando quello che ho detto prima, quella calma che non avremo. La calma che non c'è, ma dobbiamo dissimularla. Ma è come se noi ci troviamo davanti un cane che ringhia, in qualche modo Gavenda parla fuori, eh? Perché se noi ci lasciamo andare al nostro istinto, finisce che ne attacca. Quindi bisogna sforzarsi di non gridare, non fare movimenti bruschi, non lanciare oggetti, non, cioè non farlo, dunque, che qui sugli articoli di giornale. Quando vi dicono che il tipo le scappa perché gli amo l'aiga, tira il cestino del pongo, il gatti rampa, che lasciate stare, non fatelo. E non correte, tanto se fai 50 km orari. Praticamente 50 km orari è la velocità che fa Bolt, allora, che è campione olimpico mondiale di corsa di 100 metri piani. Allora, mentre lo segue come Bolt, a questo punto ste fermi. Ecco, questo qui è un incontro, vedi chi filma, e l'orso ha tossito il tizio, perché l'orso veniva a testa bassa verso di lui. E allora gli fa, cioè, di nuovo, probabilmente il tizio che filma è sotto un telo, tossisce di nuovo, vedete l'orso come ha le orecchie belle dritte in ascolto, però è un ascolto vigile, eccolo qua, cioè si vede che non è proprio calmissimo sto orso, cioè da lì, orecchie dritte, e non si muove tra l'altro, no? Vedete rispetto a questo qua maschio, no? Rispetto alle femmine che hanno telato via, questo qua dice, mi vuol troppo in arde lì. E la dico, cosa conta davanti mica non può donare? Chi è quella roba lì che parla? Ed eccolo. E gli stadio. E gli dico, ho che sono chi? Ma siccome gli orsi... Hai visto? Falso attacco? Siccome gli orsi sanno, cioè sanno anche il loro ruolo, diciamo, nella catena alimentare, quello. Se l'orso vuole andare lì, va lì. Allora questo orso voleva proprio fare quel giro lì. C'era uno che tossiva, beh, non l'ha capito che è, ma è tanto spavento. E poi vago. Infatti avete visto che tremonca la parte del tizio. Elena. E gli stai già? Siamo arrivati al pullman. Arriva il pullman, grazie. Ciao. Io avanti. In ogni modo io non vorrei mai incontrarlo. E chi vorrebbe? È arrivata a casa mia. Andiamo avanti ancora. Grazie, arrivederci. Grazie. Ha distrutto gli alveari, però non trovo giusto che si debba circondare tutto per salvare gli orsi. Perché io dopo posso mandare l'energia elettrica per salvare, per metterle in sicurezza le mie api? Non fa di lavoro. Ce le ha così il marito, però quando viene ti distrugge le arnie più belle, e poi perché devo essere obbligata a mettere la corrente elettrica non solo alle api ma a quelli che hanno le bestie? Signora, sono anche nella stessa situazione, ci sono. Allora, prima vengono quelli lì e poi viene la gente, allora. Perché la gente ha paura di andare nei boschi.
perché a dire la verità io in Val Marcia da sola non andrei mai, perché so che c'è l'orso. Quindi questa è una cosa su cui bisogna lavorare, cioè conoscendo questi animali e conoscendo. Vado perché devo lasciarsi trascinare dalle nostre paure. Guardi, mi ha morso due cani che io non le ho fatto niente. Perché? Eppure i cani continuano a mordere persone, eppure non li abbiamo trascinati. Mi ha morso due cani. Ma sta così questo tipo? Sì, o fenna le fiole o fenna...